Il nostro viaggio continua con un altro artista che usa matite e pennelli per raccontare il mondo, ma lo fa attraverso i fumetti. Le sue tavole originali, quelle di Tex comprese, sono esposte alla Galleria W di Lugano, che tra l'altro compie 20 anni. Quel termine artista mi sembra un po' eccessivo. Io preferisco definirmi un lavoratore del disegno. Io sono un fossile vivente, io lavoro all'antica con matita, con china, inchiostro e acquarello. È modesto Enrique Breccia, eppure la sua opera possiede senza dubbio le stimmate dell'arte, visionaria e commovente. E il suo nome, nel mondo dei fumetti, è una leggenda. Di meglio, dunque, la Galleria W non poteva fare per celebrare i 20 anni di attività. La nostra scelta per le mostre, per gli artisti, deve essere qualcosa che arriva direttamente al cuore. Sono gli artisti più che altro figurativi, positivi, gioiosi, pieni di colore, un po' l'alma sudamericana, latina come lo sono io. 70 sono le tavole esposte che ci raccontano questo disegnatore straordinario. Nato in Argentina, Enrique Breccia, che vive a Roma, si divide in due. Da una parte lavora su commissione degli editori per interpretare noti personaggi. Tex è per la Bonelli, su tutti, ma pure Batman e Wolverine, disegnati a New York per la Marvel e la DC Comics. Dall'altra parte, il cuore di Breccia, che si definisce un militante politico, un peronista, si accende per i suoi soggetti, Alvar Mahor per esempio, e per quelle storie uniche, a tiratura limitata, libere da condizionamenti. In entrambi i casi gli esiti sono altissimi, magia del fumetto. Credo che sia un medio formidabile di diffusione di idee, soprattutto. No? E se quella idea si combina con un buon disegno e una buona sceneggiatura, è un medio perfetto per diffondirla. I fumetti non solo sono fumetti, hanno un'anima, hanno dietro un grandissimo lavoro che tante volte la gente fa fatica a immaginare. Io preferisco fare personaggio mio, naturalmente, no? Nel caso del Tex è stato molto difficile, perché Tex è un'icona, no? È una specie di religione laica in Italia, quindi è un compromesso veramente pesante. L'ultimo Texville era a colore, ci ha messo quasi 2 anni a finirlo. E quello in bianco e nero, che un po' ha più di 200 pagine, sono 4 anni di lavoro. Allora volevo dimostrare anche tutto il lavoro che c'è dietro e soprattutto che la gente potesse conoscere in persona Enrique Breccia. Allora, un argentino a Roma che espone a Lugano, lei è in viaggio seguendo il suo lavoro. Lei ha un po' di nostalgia comunque dell'Argentina, della sua città? Un po'. Tengo tantissima nostalgia.